È appena finita la tavola nella quale abbiamo trattato il tema più importante per lo sviluppo del Sud e per i futuri del Sud, la legalità. Il procuratore Caffiore De Rao, Federico Caffiore De Rao, era qui con noi, ha appena fatto molte sollecitazioni. In breve, facciamo un riepilogo e una sintesi di quello che abbiamo detto e sentito. Nel corso dell'incontro sono stati evidenziati diversi temi, innanzitutto la capacità che oggi hanno le mafie di mimetizzarsi, quindi di entrare nel sistema economico attraverso soggetti economici, società responsabilità limitata per azioni, e attraverso queste società riescono a occupare spazi nell'economia sempre più rilevanti, e d'altro canto la capacità che hanno di nascondersi dietro professionisti, avvocati, commercialisti, quella che viene definita la borghesia mafiosa, finisce per consentire alle mafie anche di avere riferimenti nella politica, di stringere accordi, e tutto questo finisce per passare inosservato a meno che non si svolga quel compito indispensabile di approfondimento che spetta alla politica, spetta alla stessa economia, al proprio interno. Tante espressioni, manifestazioni di collusione con le mafie non possono sfuggire, perché i sintomi sono evidenti. Ecco, laddove lo Stato attraverso le proprie organizzazioni di vigilanza e controllo rilevi elementi di questo tipo, i propri funzionari rispettosi dei doveri di disciplina, con l'impegno dell'onore che la nostra Costituzione impone, dovrebbero appunto rilevarlo. Credo che è fondamentale che in questa azione operi anche la società civile, che partecipi essa stessa con il ruolo attivo che spesso evidenzia, e non può venir meno l'informazione. Il ruolo dell'informazione è fondamentale, l'informazione deve dare chiarezza, deve parlare di mafie, perché oggi non è una vergogna parlare di mafia, come ancora alcuni politici credono, è invece una vergogna tacere. Bisogna parlare e essere nel proprio impegno una fabbrica di valori, e ciascuno col proprio ruolo lo può essere. Quando è stata presentata questa lunga marcia di 3 giorni su De Futuri, la Fondazione Magna Grecia ha identificato 2 fulcri, uno proprio quello che ci ha appena sottolineato il procuratore, e cioè l'esigenza di informare, l'esigenza di rompere il silenzio nel quale le mafie si sviluppano, e l'altro il convitato di pietra, una politica inadeguata che non riesce a stare al passo con i tempi e che quindi crea danni. La domanda, Presidente Foti, intanto siamo a metà esatta di questi 3 giorni, quindi un consuntivo veloce su quello che è successo, e poi le sollecitazioni del Procuratore e quello che la Fondazione può fare per tentare di portare avanti qualcosa di concreto oltre le parole. Guardi, nel report del futuro presentato ieri dall'Università di Trento con l'UNESCO, dal quale immaginiamo un percorso e altro, è inserito un aspetto rilevante: senza la legalità, senza un senso civico che deve appartenere ai cittadini, anche il nostro viaggio, la nostra scommessa rischia di non avere successo, e all'interno del nostro progetto c'è questo aspetto, perché se partiamo da Pitagora del V secolo avanti Cristo, dove c'è stato l'inizio della polis, l'inizio della politica, ai giorni nostri, per guardare a un futuro migliore. Gli incontri di questi giorni, ma soprattutto quello di oggi, e io sono orgoglioso di aver avuto il procuratore Caffiore De Rao, che oltre a una carica di umanità ha una competenza e un sacrificio che se facessero tanti cittadini, perché noi abbiamo un solo problema:
Il cittadino deve fare il cittadino, il politico deve essere il migliore dei cittadini, questa è la regola antica della polis. Se noi riusciamo a emulare i migliori esempi anche in Calabria, in Sicilia, in Campania, che ci sono, ha ragione il procuratore quando diceva nelle scuole e trovo tanta gente che vuole la legalità, perché la gente vuole essere guidata alle buone pratiche e capire che nelle buone pratiche può avere un usufrutto anche di tipo professionale, economico per il proprio futuro, perché se lo Stato non fa questo c'è qualcun altro che naturalmente subisce. La domanda che si fa alla Fondazione è la domanda che abbiamo fatto a tutti gli ospiti. Il Sud non ha un futuro e ne ha molti, da che Sud è futuro? Il Sud non ha futuro e basta. Qual è la risposta del procuratore Cafiore De Raho? Il Sud ha un grande futuro. Io sono ottimista. È evidente che se il Sud non estirpa dal proprio territorio la presenza mafiosa che è assorbente su qualunque iniziativa, non potrà mai dare sfogo alle proprie potenzialità. Quanti capitali stranieri volevano occupare questi territori, la Calabria, la Sicilia, quale benessere vi sarebbe stato per tutti? E però di volta in volta quei capitali sono stati scoraggiati dalle presenze mafiose, dalla richiesta di tangenti, dalle richieste di operare assieme e quindi da quei carichi che le mafie pongono, e le mafie alimentano la corruzione. È evidente che in un sistema di illegalità qual è quello alimentato dalle mafie nessun capitale viene ad investire. Purtuttavia c'è una grande azione da parte della società civile, anche da parte di imprese, da parte di una certa politica, che bisogna che però siano ancora più decise. Se si riuscisse effettivamente ad indebolire ancora di più le mafie, non soltanto con le azioni repressive che quotidianamente oramai si succedono, ma anche attraverso la partecipazione di tutti, probabilmente questo indebolimento farebbe crescere l'investimento sul territorio e con l'investimento la ricchezza e il rilancio del Sud. Draghi lo disse, l'Italia ha nel Sud la propria zavorra nelle mafie e da allora non è cambiato tantissimo. Presidente, una battuta finale. Abbiamo avuto il procuratore Cafiore De Raho che ha fatto sollecitazioni sull'internazionalità, sugli investimenti, sul capitale. Ovviamente lo faceva in modo negativo. Noi questa mattina, prima del tavolo che è appena terminato, abbiamo invece sentito in positivo quello che è possibile fare. Sì, è vero, ma l'ha detto anche il procuratore, il patrimonio che possiede il nostro Mezzogiorno, patrimonio archeologico, artistico, culturale, che è il 52,8% del patrimonio dell'intero paese, e quindi la cultura andrebbe messa al servizio non solo alle nuove tecnologie ma anche alle nuove opportunità per i giovani di apprendere come conoscere la propria storia, quindi essere protagonisti non solo di un passato che non è di altri, il passato è loro, perché la memoria storica è come andare indietro nelle proprie radici e capire qual è la propria posizione nel mondo di oggi. Per cui gli incontri di questi giorni, che come vedrete nei prossimi giorni saranno anche finalizzati con il tema sull'intelligenza artificiale, con degli esperti dalla Cina, da una delle più grandi società di intelligenza artificiale applicata all'archeologia, quindi alle nuove possibilità di lavoro, saranno utili per i nostri giovani, e vedrete che sarà una goccia in un mare, ma il primo passo, come diceva Mao Zedong, il primo miglio si vede dal primo passo.